articolazioni. Durissimo l'affondo di Albano e Palumbo del Partito Democratico all'indirizzo del sindaco Biondi. Uno spettacolo indecente, così l'hanno definito. Finisce questa mattina all'alba il triste ed indecente spettacolo cui noi aquilani siamo stati costretti ad assistere nei giorni scorsi. Biondi, con un post su Facebook, scrivono Albano e Palumbo, fa sapere che non sarà lui il candidato del centrodestra alla presidenza della regione. Ciò che desta incredulità e sconforto, però, è il tentativo di Biondi di cambiare la realtà a suo piacimento, provando addirittura ad uscire da eroe, da una situazione che lo ha visto invece triste protagonista in queste settimane. In una nota lo affermano i consiglieri comunali del PD Albano e Palumbo, che continuano, vorrebbe far credere alla città che è stato lui a rinunciare all'opportunità offerta dalla Meloni, dopo aver fatto carte false, più di un pellegrinaggio fra i tavoli nazionali e regionali, tra Pescara e Roma, per mendicare la candidatura a presidente di regione, mettendo in imbarazzo il suo stesso partito. Ci vuole una bella faccia tosta, proseguono, per continuare ad offendere l'intelligenza degli aquilani. La realtà è un'altra, Biondi ha provato a cogliere la palla al balzo per salire di grado e prestigio e contestualmente cavarsi l'impiccio di fronte alle difficoltà incontrate finora, ai limiti manifesti della sua giunta e agli insanabili conflitti in seno alla maggioranza in consiglio comunale. Dopo giorni di distrazione e sogni di gloria, scrivono ancora e concludono, uno striscione allo stadio riporta Biondi con i piedi per terra. Alla guida della città siede oggi un sindaco azzoppato dalla sua stessa ambizione, insofferente a ricoprire un ruolo che non lo gratifica abbastanza. Evidentemente l'Aquila non merita di essere trattata così, merita molto di più.